Gentili amici di Riviera 24, a tutti ben ritrovati. Stiamo tornando in condizioni di alta pressione. C'è da dire che questo pomeriggio è transitata una linea di instabilità, avrete visto qualche cumulo ben formato che ha dato qualche debole precipitazione, qualche piovasco sulle Alpi Liguri Marittime, proprio sui contrafforti, sullo spartiacque che ci divide dalla pianura padana. Lo vediamo. Questo sistema frontale, questa linea di instabilità, domani alle ore 14 la vedete che avrà già raggiunto praticamente la Sicilia e il Tirreno meridionale. Poi ci sono queste linee di instabilità che non ci riguarderanno e invece dobbiamo guardare questa estensione ennesima di un anticiclone che ci garantirà ancora la porta dell'Atlantico chiusa alle perturbazioni e quindi continua questo stato di praticamente di siccità, a parte qualche fenomeno che abbiamo avuto soprattutto nel mese di settembre. Ma guardiamo la previsione, ottima direi, nel senso che da questa notte, domani, domenica, lunedì e anche martedì avremo queste risolutive schiarite, sereno o poco nuvoloso, di tanto in tanto ci potrà essere qualche addensamento nuvoloso del tutto innocuo. Buona visibilità, temperature però che subiranno una lieve diminuzione perlomeno all'inizio, direi domani sabato e un po' domenica, ma già da domenica pomeriggio pian piano torneranno ad aumentare. Questa sera, questa notte e domani mattina un po' di tramontana greco, 20-25 nodi sotto raffica, più forte al largo, vale a dire circa 50-55 km all'ora. Poi domani pomeriggio girerà a sud-ovest il vento, non superiore ai 30 km all'ora, mare mosso in calo a poco mosso. E poi direi che da lunedì, martedì e mercoledì il tempo sarà buono, un po' nebbioso, un po' di foschia, un po' di nuvole basse, ma tutto qua il disturbo. Venti deboli, le brezze costiere e il mare poco mosso. Le temperature più o meno allineate alla metà di ottobre. Va bene anche la temperatura. È tutto, grazie, buonasera, ci vediamo martedì.